Tutto quello che devi sapere e che non avresti voluto sapere sulla dopamina e l'enorme impatto che questo neurotrasmettitore ha sulla tua motivazione, efficienza, efficacia e felicità. Alla fine di questo video non sarai più la stessa persona perché capirai come la dopamina può renderti schiavo o padrone del tuo destino. Ti dirò anche come fare per potenziare il tuo circuito dopaminergico. Ah, e vedremo tutto da un'angolazione estremamente scientifica e validata in modo tale che tu possa trarre spunti utili per potenziare la tua mente nella vita di tutti i giorni. Prima permettimi di presentarmi brevemente, sono il dottor Luca Leoni, medico con master in psiconeuroendocrino immunologia. No, non è una supercazzola, ma una branca scientifica della medicina che si occupa di equilibrare e ottimizzare mente e corpo. Partiamo con il video. Come funziona la dopamina nel cervello umano? Se ami i cani, mi spiace dirti che tu sei molto meglio del tuo cane. Scherzo, ovviamente, anch'io amo i cani e ne ho anche uno bello grosso in casa, ma quello che devi capire è che ai cani la natura ha donato solo una delle componenti più importanti del sistema della dopamina, il desiderio di mangiare e di riprodursi. Tu, in quanto essere umano, hai invece sviluppato la capacità di darti una regolata e questo è il circuito di controllo della dopamina. È quella cosa che ti permette di non copulare appena senti l'impulso, ma di instaurare una pianificazione attenta di come arrivare a copulare con quella persona, senza che ti arrestino per atti osceni in luogo pubblico. Certo, non è solo questo che differenzia i cani dagli esseri umani, c'è una moltitudine di fattori che non sto prendendo in considerazione, ma sto facendo una semplificazione didattica per farti comprendere e imprimere a fuoco dei concetti fondamentali di come funziona la dopamina nel nostro cervello. Puoi comprendere un'altra cosa, cioè che il circuito della dopamina è attivato da segnali esterni. Sei appena uscito dall'autostrada dopo un viaggio di lavoro o di studio e ti si para davanti il cartellone del fast food. La dopamina sale. Perché sale? Perché la dopamina non sale soltanto in corrispondenza del raggiungimento di un piacere, un obiettivo, un risultato, ma anche nell'anticipazione che ciò avvenga. A tal proposito voglio citarti l'esperimento della scimmia di Wolfram Schultz. Tale professore di neurofisiologia all'Università di Friburgo in Svizzera si era interessato del ruolo della dopamina nell'apprendimento. Impiantò piccoli elettrodi dentro al cervello di macachi proprio in corrispondenza di un raggruppamento di cellule dopaminiche. Mise poi le scimmie in una stanza dove c'erano due luci e due scatole. Ogni tanto una luce si accendeva in corrispondenza di una delle scatole. La luce di destra era il segnale che del cibo poteva essere trovato dentro la scatola di destra e la luce di sinistra che del cibo poteva essere trovato dentro la scatola di sinistra. Prima che la scimmia capisse questa associazione, cioè questa regola luce uguale cibo nella scatola, la scimmia trovava casualmente del cibo dentro alla scatola e le sue cellule dopaminiche si attivavano effettivamente quando trovava il cibo. Tieni bene a mente la parola casualmente perché la riprenderemo tra un po'. Dopo un po' però la scimmia capì perfettamente l'associazione luce uguale cibo nella scatola e incredibilmente la dopamina non venne più rilasciata quando la scimmia scopriva il cibo. Questa maledetta dopamina veniva infatti rilasciata quando si accendeva la luce. Perché? Perché la dopamina non è un marcatore di piacere, o almeno non solo, bensì una reazione all'inaspettato, alla possibilità e all'anticipazione. Detto in soldoni, la scimmia provava piacere quando si accendeva la luce, ma poi, dopo che la luce si era accesa, era ormai regolare che avrebbe trovato cibo nella scatola. Non era cioè più una sorpresa. Ecco perché ti ho detto di tenere a mente la parola casuale, perché è la parola preferita della nostra dopamina. Nel caso di questo specifico esperimento, la casualità era data dall'accendersi della luce. La scimmia non sapeva quando si sarebbe accesa, ma ormai conscia che una volta accesa, beh, il cibo nella scatola lo avrebbe trovato. La regola è quindi questa. Quando le cose diventano regolari e la novità cessa, allora anche il rilascio ingente di dopamina cessa. Sì, so cosa stai pensando. Quando una persona sta 40 anni con lo stesso partner, quando tutto diventa regolare e monotono, la dopamina che fine fa? Beh, in questo caso, se tutto sta andando bene e quella persona non ha ancora divorziato, è perché c'è stato uno switch, un cambio di neurotrasmettitori nel cervello di quella persona. L'amore passionale dei primi mesi lascia lo spazio all'amore maturo. Cioè, la dopamina lascia spazio alla vasopressina nell'uomo e all'ossitocina nella donna. Attenzione, non vuol dire che se stiamo da tanto con un partner dobbiamo dimenticarci della dopamina. Anzi, possiamo rendere molto bella la relazione proprio grazie alla concomitante presenza della dopamina e delle altre molecole. E ciò si fa sperimentando cose nuove con il proprio partner, nella vita di tutti i giorni, a letto, eccetera. È qui che sta la vera felicità e longevità di una coppia, perché hai sia il brivido del nuovo dato dalla dopamina, sia la complicità e amorevolezza dati dall'ossitocina e la vasopressina.
D'ora in poi mi riferirò alla dopamina con il termine molecola dell'ambizione o del desiderio e alle altre invece come molecole della gratitudine, per semplicità comunicativa. Hai presente quando i tuoi genitori super tradizionalisti fino al midollo ti obbligavano a non fare l'amore fino al matrimonio? Negare la soddisfazione sessuale aumenta la passione, non necessariamente per sempre. I tuoi cari genitori ti stavano facendo un piacere, perché questa dell'astensione sessuale è proprio una tecnica a tutti gli effetti per prolungare la fase più eccitante dell'amore. L'amore passionale, appunto. Quella fase dell'amore dove il testosterone danza insieme alla dopamina per regalarti le farfalle nello stomaco ogni volta che vedi il tuo partner. Testosterone più dopamina è un esempio perfetto di felicità in amore. Il testosterone infatti aumenta il tuo desiderio di fare sesso, la libido. La dopamina allo stesso tempo aumenta a sua volta il desiderio e l'interesse verso quella persona, rendendoci più propensi a cercare la sua compagnia, oltre che darci piacere, chiaramente. Quando consumi l'amore in modo sacrilego, prima del matrimonio, sto ovviamente scherzando, non sono mica un mormone, ecco che dopo l'orgasmo ottieni un improvviso crollo della tua dopamina, seguito da un aumento repentino della prolattina, che perdura per 10-20 minuti circa, dopodiché anch'essa comincia a scendere. Tutto ciò serve per sopprimere il tuo desiderio sessuale, e quella sensazione di nirvana che provi dopo è dovuta proprio alla prolattina, e forse non sapevi che la stessa sensazione viene mimata dall'MDMA, l'ecstasy. Grazie a questi esempi dovresti avere impresso a fuoco nella tua memoria i concetti essenziali del funzionamento della dopamina e di come questa guida alcuni dei nostri comportamenti principali. Ora, come possiamo fare per ottimizzare il circuito della dopamina per avere concentrazione, voglia di fare e motivazione? Nell'era moderna i continui stimoli a cui siamo sottoposti possono finire per mimare un disturbo da deficit di attenzione. Ma se mi segui nel discorso capirai anche tu perfettamente come questo sia possibile e come è altrettanto possibile intervenire per potenziare la tua concentrazione e la motivazione. Non ti parlerò di cose come andare al CERN di Ginevra e farti creare un buco nero dall'acceleratore di particelle ivi presente solo per poterci infilare quell'oggetto etichettato come la più grande causa di distrazione del XXI secolo, chiamata smartphone. È assolutamente vero che le notifiche continue sul cellulare, le tentazioni che ci mostra e mamma mia pure lo smartwatch ci si è messo, hanno effettivamente il diabolico potere di ridurre la tua concentrazione ma anche la tua motivazione. Questo accade per un semplice motivo: continui ad ingaggiare il circuito della ricompensa. Con ingaggiare intendo che finisci per creare microimpulsi di dopamina nel tuo cervello, ed essi agiscono come una vera e propria droga, per cui risulta molto difficile, una volta arrivata la notifica sul cellulare, riuscire a non guardarla. Ma questi continui microimpulsi sono spaventosamente deleteri se non ben controllati, perché finiscono per demolire la nostra dopamina basale. La dopamina basale è un livello di dopamina tonico, più o meno stabile, che fluttua nelle nostre terminazioni nervose cerebrali e che è responsabile della nostra motivazione, energia e benessere mentale di base. Ecco che come un malefico gelataio, ogni volta che ingaggi il sistema della dopamina, tu rimuovi una pallina di gelato dalla tua bella vaschetta ripiena e finisci per terminare il gelato. È proprio così che funziona la dopamina basale. Questa infatti viene continuamente tarata in base agli impulsi che gli arrivano, ma anche in base ai crolli di dopamina. Cioè, se hai fatto una grande festa il sabato sera, hai creato un grosso picco di dopamina e l'indomani ti senti una merda. Ma se invece ti sei fatto una settimana in Tibet, lontano da tutto e da tutti, quando torni ti sentirai più motivato o motivata. Ogni volta che prendi in mano il cellulare e scorri video breve su video breve, ti stai trasformando in un individuo che soffre di disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Sì, esatto, chi soffre di ADHD ha più bassi livelli di dopamina nel suo cervello, anche di noradrenalina, per cui non riesce a creare coni di focalizzazione su qualcosa che deve fare. È impaziente, distratto, impulsivo, sempre alla ricerca di un altro picco di dopamina di cui il suo sistema è assolutamente affamato, perché ne ha poca di dopamina e la vuole. Il segreto per riappropriarti della tua concentrazione e motivazione è proprio l'acquietamento degli impulsi. È questo che sta alla base del tanto millantato dopamine detox. Te lo dirò in modo semplice: devi allontanare da te il più possibile impulsi dopaminici non necessari. Per vedere a che punto sei con la disintossicazione dalla dopamina, prova a metterti in una stanza silenziosa con il cellulare spento e nessuno, ripeto, nessuno stimolo. Rimani fermo.
Per caso senti che cominci a desiderare un impulso di dopamina? Lo senti che ti divora? Allora hai proprio bisogno di rimanere fermo lì a ripulirti di quella bramosia. Il craving viene chiamato in gergo. Ok, non dobbiamo torturarci in questo modo, ma il concetto è molto simile. Sei mai stato in una spa? Quella però con la piscina calda. Se la piscina è particolarmente grande, avrai notato che ci sono delle zone di acqua più calda e delle zone di acqua un po' più fredda, no? Bene, cosa accade se sei stata, supponiamo, 10 minuti nella zona più fredda e poi improvvisamente ti sposti in quella più calda? Che senti un'ondata di piacere. Ma cosa accade invece se fai il contrario, cioè passi da una zona più calda a una più fredda? Che senti un'ondata di fastidio, a meno che chiaramente non avevi terribilmente caldo e volevi effettivamente il fresco, ma a parte questo, spero che mi hai capito. Il punto è proprio questo. Quando ci priviamo per un po' di tutti gli stimoli che ci generavano curiosità, piacere, novità, desiderio, eccetera, è simile all'atto di passare da una zona di acqua più calda a una più fredda. Proviamo cioè un po' di fastidio e discomfort, ma senza che ce ne accorgiamo stiamo ricaricando la nostra dopamina. Cosicché quando torneremo nella zona di acqua più calda, che prima non ci sembrava niente di che, ci sentiremo molto meglio di prima. A livello proprio pratico, anche io se mi metto davanti al PC per lavorare e mi sento demotivato, so che devo attuare l'acquietamento degli impulsi. Per cui spengo tutto e mi metto a fare 10 minuti di meditazione, dove creo il fastidio, passami il termine, di fare attenzione a delle cose banali, passami di nuovo il termine. Quali sono queste cose banali? Il mio respiro, i suoni intorno a me, il calore delle mie mani. Sì, esatto, la meditazione, contrariamente a quello che si pensa, può anche essere una pillola da assumere al bisogno. L'ideale sarebbe farla in modo continuativo ogni giorno, ma già farla quando senti demotivazione o deconcentrazione è veramente una manna dal cielo. Quando poi mi rimetto al computer, parto veramente a razzo e mi sento molto più motivato, focalizzato ed energico. In pratica, quando spegni tutto, disingaggi il sistema della dopamina, la molecola del desiderio e dell'ambizione, e così comincia pian piano a ricaricarsi. Sì, esatto, è come mettere in carica la tua Tesla. Ma allo stesso tempo fai una cosa altrettanto potente. Ingaggi le molecole della gratitudine. Ricordi le nostre amiche serotonina, ossitocina, vasopressina, eccetera? Esse ci fanno apprezzare ciò che già possediamo. Sono in pratica il contrario del desiderare ciò che non abbiamo, tipico invece della dopamina. L'acquietamento degli impulsi è come fare a tutti gli effetti un mini detox. Ti aiuta quindi a ristabilire i livelli della tua dopamina basale o dopamina tonica. Certo, puoi veramente anche andare in Tibet per una settimana e fare così un grosso detox. Oppure stacchi il wifi di casa tua e simuli un Tibet domestico. Ah, sapevi che l'esercizio fisico è il trattamento non farmacologico più raccomandato anche in chi soffre di disturbo da deficit di attenzione e iperattività? Aiuta le facoltà cognitive e aumenta i livelli di BDNF, una proteina che fa anche crescere nuovi neuroni. Facci un pensierino tra una patatina sul divano e l'altra. Se vuoi veramente fare il salto di qualità nella tua gestione della dopamina e della tua capacità di essere efficace, efficiente, di avere motivazione e tonnellate di energia quando tu lo vuoi, non quando il tuo ambiente lo vuole, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata al mio videocorso Dopamina Turbo, nel quale ti trasformerai in un essere umano 3.0. Sarai tu a dominare non solo la dopamina, ma tutti i tuoi neurotrasmettitori per ottenere dalla tua mente tutto ciò che desideri: obiettivi di vita, risultati accademici, lavorativi, sportivi e l'agognato benessere psicofisico totale. Motivazione alle stelle, sapere esattamente cosa fare e come farlo e sentirsi veramente bene, tutto questo è Dopamina Turbo e lo trovi nel link in descrizione. Un saluto dal dottor Luca.